Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Mattinata da bollino nero anche in Sicilia per l'esodo di Ferragosto, rallentamenti e code agli imbarchi a Villa San Giovanni e a Messina, in Calabria l'attesa è anche di 3 ore, spettacolo per i turisti, lo Stromboli di nuovo in eruzione. Migranti, emergenze e polemiche, oltre 1000 profughi vengono trasferiti a Porto Empedocle, troppi per quell'area portuale, prefettura di Agrigento in allarme. Il ricatto di Ryanair, la compagnia avverte il governo, se non viene cancellato il decreto contro il caro voli tagliamo i collegamenti con la Sicilia. L'ENEC risponde con durezza, ci sarà spazio per altri vettori. Lotta costante contro gli incendi, la regione stanzia 550 milioni per prevenirli, intanto a Palermo si continua a combattere con la spazzatura data alle fiamme e i viticoltori fanno i conti dei danni subiti. Mogol, la storia della musica, l'autore in Sicilia per lanciare uno spettacolo a Catania. Nella celeberrima Emozioni ho raccontato la mia vita. Quinto a Sanremo, Tananai coinvolge con la sua spensieratezza i fan che hanno riempito la Villa Bellini di Catania. Tra ballad ed elettronica ha proposto tutto il suo repertorio. Sarà un pienone oggi allo Stadio di Cagliari per la sfida di Coppa Italia fra i Sardi e il Palermo. Corini si affida davanti a Brunori e Insigne in C. Catania e Messina sempre attive sul mercato. Di nuovo bentrovati, bollino nero dunque sulle autostrade e attese di 3 ore agli imbarchi di Villa San Giovanni, code anche a Messina. Inizia così l'esodo di Ferragosto, gli stranieri in viaggio sono più numerosi dei vacanzieri italiani frenati dal caro vita e Nerone, l'anticiclone africano, risparmia per il momento la Sicilia. Emanuela Corsi. Il grande esodo di Ferragosto inizia con il bollino nero e lunghe code sulle strade e autostrade italiane. Le direttrici siciliane su cui si registrano i maggiori rallentamenti sono la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo. Rallentamenti anche su tratti della A18 Messina-Catania. Lunghe code invece agli imbarchi di Messina e Villa San Giovanni con tempi di attesa di circa 3 ore. In previsione dell'aumento del traffico, l'ANAS ha deciso di sospendere 811 cantieri fino al primo weekend di settembre, così da attenuare i disagi per gli automobilisti. Oltre al traffico, a preoccupare chi si mette in viaggio c'è anche Nerone, il nuovo anticiclone africano, i cui effetti però si avvertiranno soprattutto nel nord Italia. A Ferragosto la massima prevista a Palermo e a Catania sarà di 29-30 gradi, a Milano di 35. Ma veniamo ai dati del turismo ferragostano. Secondo un'indagine di CNA, tra l'11 e il 20 agosto i turisti stranieri saranno circa 15 milioni, battendo i 10 milioni di vacanzieri italiani, alle prese con il carovita, che quest'anno ha inciso sulle abitudini estive, ma non sulla tradizionale fuga di Ferragosto. Quasi un italiano su due, infatti seconda invece Coldiretti, ha deciso di trascorrere il 15 di agosto fuori casa. Se il mare si conferma in testa alla classifica delle mete preferite, campagna e parchi naturali contendono alla montagna il secondo posto. Al terzo ci sono le città d'arte, prese d'assalto quest'anno soprattutto dagli stranieri. Bene anche il settore delle crociere. Nei porti siciliani a Ferragosto saranno quasi 50.000 i passeggeri che si imbarcheranno a Palermo, Messina e Siracusa per una crociera nel Mediterraneo. Tra le località più gettonate ci sono anche le varie isole siciliane. Chi ha scelto di trascorrere qualche giorno alle Eolie potrà godere dello spettacolo mozzafiato dello Stromboli in eruzione. Disavventure in vacanza in Sicilia. Gli operatori del soccorso alpino hanno tratto in salvo con un elicottero un giovane ferito sì nella riserva naturale dello Zingaro. Il ragazzo, un 13enne lombardo, in gita con la famiglia, si era tuffato dalla scogliera sbattendo contro una roccia bassa e procurandosi un trauma facciale. La notte scorsa i vigili del fuoco hanno salvato 2 turisti francesi che si erano persi sul Monte Gallo nel Palermitano. Ed è ancora emergenza nelle località siciliane che ospitano i migranti. Oltre 1000 quelli in arrivo a Porto Empedocle, 100 sono a bordo della Ocean Viking. La tensostruttura del comune dovrà ospitarne complessivamente 1500, un numero eccessivo per la sua capienza. La prefettura di Agrigento è in allarme, assai complicato nel weekend individuare altre località per l'accoglienza
partenze e persino trovare gli autobus per i trasferimenti. Anche l'hotspot di Lampedusa, con quasi 2.000 ospiti, è nuovamente sovraffollato. Hanno lasciato l'isola i 4 giovani sopravvissuti al recente naufragio, costato la vita a 41 migranti. Sono ancora molto provati, ma stanno bene. E intanto c'è una levata di scudi delle ONG contro la direttiva del Viminale, che invita i prefetti a sfrattare dai centri di accoglienza i profughi con protezione internazionale, anche se non hanno ancora un permesso di soggiorno, un tetto e un lavoro. Preoccupate, le organizzazioni umanitarie rivolgono un appello al capo dello Stato. Migliaia di migranti, dicono, si ritroveranno improvvisamente in strada. Il ricatto di Ryanair: via il decreto contro il caro voli o togliamo i collegamenti con la Sicilia. Ma in molti, dall'ENAC, che ribatte con durezza a Schifani, non ritengono credibile la minaccia. Lorena Dolci. Parla di tagli nelle tratte per le isole, ma aumenta le rotte in Sardegna. Minaccia il governo, ma assicura il suo impegno in Italia. Continua a salire di tono il braccio di ferro estivo tra Ryanair e il governo italiano, culminato con il ricatto da parte della low cost. Via le nuove norme o ridurremo le tratte. Il nodo è sempre quello: la stretta contro il caro voli e l'utilizzo degli algoritmi che determinano le tariffe, contenuta nel decreto voluto dal governo per tutelare i passeggeri siciliani e sardi. Norme definite dall'amministratore delegato della compagnia irlandese Eddie Wilson illegali, ridicole e di stampo sovietico. Nessun timore da parte di ENAC: la compagnia lascerà l'Italia, ci sarà spazio per altri vettori. A pensare più ad un bluff che ad un ricatto anche il ministro delle imprese Urso. Il mercato non è far west, dice, ricordando una certa insofferenza alle regole da parte della compagnia, sanzionata ben 11 volte dal garante per la concorrenza. Malgrado le lamentele sui costi del carburante, Ryanair ha chiuso l'ultimo anno con un utile netto di quasi 1,5 miliardi di euro. Mentre i bilanci della compagnia crescono, aumentano invece i disagi per i viaggiatori. Il presidente Renato Schifani è sul piede di guerra. Dopo aver denunciato il cartello tra Ryanair e ITA per non farsi concorrenza, affonda un altro colpo. Da un lato Ryanair esalta la libertà di mercato, accusa Schifani, dall'altro intasca i contributi, ben 15 milioni di euro dall'aeroporto di Palermo. Nel bel mezzo di questa querela nazionale, una curiosità. La premier Meloni evita i voli di Stato e per andare in vacanza sceglie un volo di linea, la compagnia Ryanair. Dopo 19 anni di violenze fisiche e psichiche, denuncia il compagno. Una donna di origini ennesi di 38 anni ha finalmente deciso di ribellarsi ai maltrattamenti. La malcapitata ha avuto un tumore, anche durante quel periodo difficile sarebbe stata maltrattata. Ma anche adesso che ha deciso di dire basta, ancora nulla si è mosso, racconta la donna, e il marito continuerebbe a minacciarla. Due giovani sono stati arrestati a Catania dopo un lungo e pericoloso inseguimento in viale Kennedy a oltre 180 km orari, culminato in un incidente. La moto dei fuggitivi è caduta e si è incendiata. Gli arrestati, feriti lievemente, avevano con sé droga e quasi 2.000 euro in contanti, oltre ad appunti riconducibili allo spaccio di stupefacenti. Erano con altri centauri che sono scappati alla vista di una volante sul posto per un controllo di routine. Lotta agli incendi. La regione ha stanziato oltre 550 milioni di euro per prevenire altri roghi. Intanto, la scorsa notte ci sono stati altri 30 interventi a Palermo da parte dei vigili del fuoco per spegnere la spazzatura data alle fiamme. E i viticoltori sono in ginocchio a causa degli incendi che hanno bruciato ettari di coltivazione. Le ordinanze non vengono rispettate, lamentano. Sentiamo Giusy Lazzara. Le strade del vino incrociano quelle del fuoco, un'estate da dimenticare per i viticoltori che anche quest'anno hanno perso in poche ore anni di lavoro. Queste le viti bruciate nell'azienda agricola, nella Valle dell'Anapo, nel Siracusano. Qui si produce il moscato DOC e il nero d'avola biologico, proprio per preservare al massimo l'integrità del territorio, nuovamente devastato dagli incendi. Per un produttore cosa vuol dire vedere bruciare poi quello su cui si è investito e si lavora? Sono anni di lavoro, no? Di sacrifici che poi vanno in fumo in poche ore, quello è il problema ovviamente, quindi danno economico momentaneo ovviamente, perché la perdita del prodotto dell'annata, ma poi anche la perdita del prodotto l'anno dopo, perché chiaramente le piante poi non producono uva l'anno dopo, dopo l'incendio. E non ci stanno i produttori del vino della Val di Noto, che riunisce 50 aziende.
I sindaci, le istituzioni spesso si limitano a fare le ordinanze, ma nessuno operativamente poi si preoccupa di farle rispettare. Certo, farle rispettare significa elevare multe, significa probabilmente perdere consenso, ma è un coraggio che bisogna assumersi tutti insieme, le istituzioni, ma la società civile tutta, e andare in questa direzione. I risarcimenti per gli agricoltori che hanno subito un incendio non riescono però a restituire tutto quello che si è perso. Io penso che dovremmo sia aiutare i produttori e quindi le imprese, ma dall'altro canto dobbiamo tutelarle, perché quando si verifica un incendio la prima cosa che c'è da parte dell'imprenditore è quello di essere scoraggiato. Tutela del territorio e del lavoro per garantire un rilancio del settore agricolo. Variazione di orario per la raccolta di rifiuti in occasione del Ferragosto. Il consorzio GEMA informa che a Catania la raccolta della frazione organica il 14 sarà anticipata alle 18.30. I residenti nel quadrilatero compreso tra la circonvallazione, Viale Ulisse, Viale Africa e Via Etnea sono invitati a conferire i sacchetti entro e non oltre le 18 di lunedì 14. La mia musica e le mie emozioni. Il famosissimo autore Mogol, che ha scritto canzoni diventate pilastri della cultura popolare italiana, racconta anche se stesso e come sono nate le immortali hit di Battisti. Lo ha fatto oggi nel corso della presentazione di uno spettacolo che si terrà a Catania. Eva Spampinato. Quando dici Mogol, dici musica italiana, anzi l'Olimpo della musica italiana. L'autore che insieme a Lucio Battisti ha firmato le canzoni che fanno parte della storia e del DNA del nostro paese, ieri si è esibito a Zafferana Etnea in un concerto racconto, accompagnando la voce di Gianmarco Carroccia e raccontando come sono nate le parole dei brani immortali che ha scritto per Battisti. Io spiego perché ho scritto quella canzone e parlo dei momenti della mia vita che ho vissuto e che mi hanno fatto scrivere la canzone nel momento in cui cercavo di interpretare il senso della musica, ma il senso della musica è anche attaccato alla mia vita. Oggi a Catania, per presentare lo spettacolo del prossimo 15 dicembre, il maestro parla di emozioni in musica, ma anche di quelle emozioni positive necessarie per far star bene corpo e mente. Noi nei momenti di felicità, di sorriso, quando aiutiamo gli altri e vediamo che sorridono, noi emettiamo endorfine. Endorfine sono il quanto di più importante per la salute. Pensi come siamo stati costruiti, nel senso che la gioia, la passione, il fare il bene ci procura benessere. Secondo lei qual è il segreto dell'immortalità dei testi, della canzone e della musica di Mogol e Battisti? Il segreto credo che sia il valore artistico, sia come è stato tramandato in le grandi opere del passato, attraverso le famiglie, i padri che imparano i figli e che trovano insieme la stessa gioia nel vivere quel momento. Quindi musica e parole senza tempo. Veramente grande Mogol. Adesso la musica dal vivo. Estate di concerti alla Villa Bellini di Catania. Ieri protagonista Tananai, amatissimo dai giovani. Il cantautore milanese ha esaltato il pubblico tra ballad e musica elettronica. Stasera il Parco Bellini ospiterà Mr. Rain. Sarebbe un sogno vivere in campagna con la mia tipo pure con mia mamma. Con i diamanti in mezzo ai denti. Un jet privato come i presidenti, non pensi. Sorriso timido che nasconde una grande emozione, look total black e quella camminata scanzonata che piace tanto ai suoi fan. Tananai sale sul palco della Villa Bellini di Catania e accende subito il suo pubblico con il sound accattivante di Quelli come noi, una delle canzoni più amate dell'ultimo album, Rave Eclissi, che è un vero e proprio urlo generazionale. Siamo due scostumati da volerci bene, non riusciamo. Dopo l'ultimo posto a Sanremo nel 2022, Tananai si prende la rivincita l'anno successivo con Tango, che a Sanremo 2023 entra tra i 5 finalisti. Oggi è considerato uno degli artisti del momento e molti fanno a gara per avere un suo featuring, da Fedez a Marrakesh, passando per Ariete, da Zapp a Mara Sattei. Maledetta, che per tutti sei santa, ma invece ha una bocca che mi ratta, spacca. Ratta, ratta, ratta.
28 anni, una carriera partita come molti giovani da uno scantinato in cui suonava e produceva musica elettronica con gli amici. Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, adesso arriva ad un pubblico trasversale come quello presente ieri alla Villa Bellini. Tantissimi giovani, ma anche molti adulti, qualcuno accompagnato dai bambini. Spaccami il cuore, Catania! Stasera l'artista si sposterà a Palermo, dove canterà i cantieri culturali della Zisa, mentre alla Villa Bellini di Catania arriverà Mr. Rain, il cantautore che ha conquistato il grande pubblico con la sua Supereroi. Non chiedo troppo lunedì, solo abolire lunedì. E noi adesso ci fermiamo, fra poco il calcio con l'esordio del Palermo in Coppa Italia. Ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale dedicata al calcio. Sarà un derby delle isole in cui si registrerà il pienone oggi a Cagliari per la prima stagionale in Coppa Italia del Palermo, che alle 21:15 sfiderà i sardi di Ranieri. Corini si affida al 4-3-3, in attacco Brunori, Insigne e Di Mariano. Marco Gullà. È il cosiddetto derby delle isole, sfida affascinante che si è giocata in Serie A anche ad altri livelli. Questa volta è la Coppa Italia, il palcoscenico del match tra Cagliari e Palermo. La squadra rosanero ci arriva con una rosa ancora da perfezionare, ma con la consapevolezza che iniziare nel migliore dei modi la stagione può già rappresentare uno slancio importante per il campionato che inizierà la prossima settimana. Ci sarà di fronte una squadra di Serie A diretta dal maestro Claudio Ranieri. Che è una persona straordinaria, che ha fatto una grande carriera calcistica. Ha fatto una carriera straordinaria da allenatore, ha ancora energia, forza, qualità, l'ha certificato l'anno scorso vincendo il campionato a Cagliari. È un banco di prove importante perché ci serve un test di questo tipo in uno stadio pieno con una tifoseria che spingerà, che è quello che poi troveremo a Bari alla prima di campionato, e dunque abbiamo la volontà di fare una grande partita, di dare il meglio per passare il turno e prepararci appunto al meglio alla prima di campionato. Corini recupera varie pedine in porta Pigliacelli, poi Matteo, Lucioni, Marconi e Ceccaroni in difesa, Vasic, Stulasi e Gomez a centrocampo, Insigne, Brunori e Di Mariano in avanti. Derby tra le isole anche sul mercato, il centrocampista della SPAL Prati è conteso da Palermo e Cagliari. La risposta del nazionale Under 20 arriverà la prossima settimana. In Serie C adesso ascolteremo le prime parole di Curado, il nuovo difensore centrale del Catania, subito dopo la firma del contratto. In casa Messina intanto filtra ottimismo per l'utilizzo dello stadio Franco Scoglio entro l'inizio del torneo fissato, lo ricordiamo, per il 3 settembre prossimo. Sergio Colosi. Con l'arrivo di Marco Scurato, il Catania mette centimetri e tanta esperienza nel reparto arretrato. Difensore argentino di 28 anni, Curato, come gli ex rossazzurri Cristian Jama e Papu Gomez, è maturato nell'Arsenal. Cresciuto un po' guardando il Catania degli argentini, ovviamente quando ero piccolo guardavo tanto calcio, tanto cioè la Serie A, quindi mi ricordo molto bene la storia del Catania con gli argentini. Quindi ti ripeto, anche quello mi fa sentire contento. Curato in Italia in 5 campionati di Serie B, tra Crotone con una promozione in A, Frosinone e Perugia, ha disputato 98 partite segnando 2 reti con i grifoni. Le prime sensazioni sono positive. Per raggiungere l'obiettivo penso, almeno questa è una mia idea, che il gruppo sia fondamentale, avere un gruppo sano, un gruppo forte, e per questa mezza giornata che ho vissuto insieme a loro ovviamente ci conosceremo piano piano, passa il tempo, però mi sono già sentito bene insieme a loro, cioè, si vede che sono un gruppo molto umile, con tanta voglia di lavorare e niente, io ti ripeto, vengo qui a dare il mio contributo e aiutare quanto posso. Quello del Catania è un mercato intelligente, sintesi di investimenti e qualità per vincere subito e creare una buona struttura tecnica del futuro. Prossime mosse, un altro difensore centrale, piace Daniele Liotti della Regina, e un attaccante. Nel Messina dopo Plescia anche Provenzano ha rifiutato il trasferimento. Per l'inizio del campionato il manto erboso del Franco Scoglio dovrebbe essere pronto, ma l'organico è ancora incompleto e carente. Bene, tutto per questa edizione, la prossima alle ore 20. Grazie per averci seguito, un buon pomeriggio.